occasione del calcio di rigore sei stato più furbo tu o più ingenuo Sciaudone? Ma io appena ho sentito il contatto sono andato a terra. Ancora non l'ho rivisto, ma secondo me c'era. Sei stato toccato comunque? Sì, assolutamente sì. Francesco Di Grazia, facciamo un passo indietro di qualche settimana quest'estate. Andrea Di Grazia, pardon, facciamo un passo indietro. Quest'estate sembrava dovessi andare via, il mercato Di Grazia resta, Di Grazia va via. Sei rimasto a Pescara, sei diventato titolare di questa squadra. Ti stai togliendo delle belle soddisfazioni? Ah, sono contento per il momento, però io penso partita dopo partita e a far bene, quello è quello che mi interessa. Poi se merito gioco, se magari non merito è meglio che magari sto in panchina perché la squadra vada meglio, va bene anche così, però io spero di giocare più partite possibili, il mister mi sta dando fiducia e io diciamo sto rispondendo dentro il campo. Pescara si è sbloccato anche in trasferta, bene dunque per i tre punti, però certo nel secondo tempo qualche ripartenza da parte vostra poteva essere sfruttata meglio o no? Sì, no, assolutamente, potevamo fare meglio davanti, soprattutto io ho avuto un paio di occasioni, potevo fare meglio. C'era molto caldo oggi, si sentiva, comunque sì, no, comunque dobbiamo migliorare anche in fase offensiva come in fase difensiva. Ancora c'è un anno davanti, quindi abbiamo molto tempo. Questa partita ha anche detto un'altra cosa, lo aveva già detto nel secondo tempo del match col Pordenone, che questa squadra ha anche un gran carattere all'Adriatico. Sotto di un gol alla fine del primo tempo avete avuto una grande reazione. Oggi, in una partita complicata, da tre infortuni in pochi minuti, avete avuto nel finale la forza di vincere questa partita. Sì, infatti secondo me questa vittoria è proprio di squadra. Cioè, dopo subire quel gol in quella maniera, con Luca che si era fatto male, Marco il primo tempo che si è fatto male, secondo me oggi abbiamo fatto una vittoria veramente di squadra e ci voleva anche per noi, per il morale, cioè, va bene così, poi speriamo ora testa a lentella. Senti Di Grazia, purtroppo abbiamo visto poco fa uscire proprio letteralmente in braccio Tumminello, puoi dirci qualcosa in più, il suo ginocchio, che cosa è successo? Ma sinceramente io non so nulla, però spero che Marco si riprenda presto e possa rientrare subito in gruppo. Si guarda già alla gara di sabato prossimo, questo campionato che non conosce soste, si guarda già al match dell'Adriatico con la Virtus Entella, la squadra rivelazione di questo inizio di campionato. Ha detto Luciano Zauri proprio qualche minuto fa, noi però non temiamo nessuno. Esatto, sono d'accordo col mister, noi siamo il Pescara, non dobbiamo avere paura di nessuno. Ci sta che comunque l'Entella sta facendo bene, noi ce la metteremo tutta per far sì che questa serie di vittorie si interrompa lì alla Adriatico. Prima lo ricordavi Di Grazia, avete sentito un gran caldo, tant'è vero che l'arbitro per due volte vi ha concesso il break di in qualche modo refrigerarvi e anche di asciugare il sudore, ma avete sentito anche i cori dei tifosi vostri? Assolutamente sì, erano anche in tanti, quindi la vittoria anche per loro, ci mancherebbe perché sono venuti qui a sostenerci ed è bello, infatti poi siamo andati sotto la curva a festeggiare con loro. Una vittoria, lo dicevamo prima, sofferta perché è arrivata su un campo difficile. Avete forse, a proposito di sofferenza, un po' patito la fisicità, qualche entrata un po' dura da parte dei giocatori della formazione di casa, è così? Ci sta, il calcio è anche questo, quindi come loro entrano duri, noi entriamo duri, cioè ci sta, secondo me questo fa parte del calcio, va bene così, no? Naturalmente i tre punti vi soddisfano, però questa squadra sta crescendo e soprattutto quanto ancora può crescere? Come ho detto prima, ancora un anno davanti, quindi cioè, noi secondo me ogni settimana ci serve per far sì e vedere anche nelle partite che facciamo, vedere anche i punti dove abbiamo sbagliato, dove abbiamo fatto bene, quindi ancora ripeto, l'anno è lungo, quindi avremo modo per migliorare. Ultima battuta su due, anzi tre tuoi compagni che sono entrati a gara in corso e che hanno avuto un ottimo impatto, Drudi in difesa e poi Castanos a centrocampo e anche Maniero dopo l'infortunio di Tumminello, e questo lo spirito del Pescara. Quando si è in panchina e si entra in campo si riesce a dare tutto, si ha la voglia di dare tutto. Questo è anche il mister che comunque dice sempre che chi entra cambia la partita, infatti Pippo, Mirko e Greg hanno fatto benissimo secondo me,
infatti ha ragione il mister, comunque grazie al nostro gruppo, che siamo un gruppo fantastico secondo me, allo staff, ci mettono nelle condizioni di far bene, questi sono i risultati.